Oh, aspetta. Calma, ragazzo. Non sono più un giovanotto. Non eri troppo vecchio per quella barista a Lima, eh? Beh, era diverso. Devo ammettere, però, che fu faticoso lo stesso. Resisti, vecchio mio. Siamo quasi arrivati. Sai, questo mi ricorda... Ti ho mai raccontato quando ho appioppato una statua fasulla del XVI secolo a Pablo Escobar? mossa rischiosa. Ma quando se n'è accorto ero già... Nate, ma mi stai ascoltando? Dipendo dalle tue labbra. Ah, perché sprecare fiato? Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. È proprio così che me lo immaginavo. Cosa pensi che sia? Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Trovato niente? Ancora nulla. Stai attento là sopra. Bel lavoro, ragazzo. Mi sa, servirà la torcia elettrica. Oh! Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia.
Attento, Nate, è bello alto. Dovrebbe funzionare. Dai, lascia fare a me. La terrò aperta. Controlla se la puoi bloccare dall'altra parte. Perfetto, andiamo. Questo dovrebbe reggere. Sully, sbrigati! Per un pelo. Speriamo che questo posto abbia una porta di servizio, eh? Sai, suona familiare. Credo ci sia qualcosa sul diario di Drake a riguardo. Sì, ecco qui. Pare che si tratti di una specie di lampada o braciere. Vedi se riesci ad accenderlo. Hai tanto brontolato per il sigaro, ma ora serve, eh? E ora? Oh, Nate. Wow! Forse questo lo potevo fare una trentina d'anni fa. Wow! Che vogliamo fare? Aspetta, conosco questi simboli. L'ordine di questi segnali è rilevante. Ha!
Piuttosto profondo. Sì, pare ci sia una scala sul lato. Aspetta qui, mentre vado a controllare. Ok, stai solo attento. Ehi, attento a dove metti i piedi. Ok, porta da qualche parte. Ah, non mi dire che ti ci butti dentro. Ho fatto cose peggiori. Sono abbastanza fradicio. Ce l'ho fatta! Sono dall'altra parte! Riesci ad aprirla? Bello! L'ho preso! Ah, pare un posto sicuro. Ce l'ho fatta! Sto bene! Adesso sì che andiamo da qualche parte. Dopo questo lo spero proprio. Per la miseria. Il tempio è stato costruito attorno a questa... Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sully non era una città d'oro, ma questo... Era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, binari. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Huh.
Ti fermano qui? Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Aspetta, Sally, lo senti? Ecco una cosa che non si vede tutti i giorni. Cavolo! È salito il fiume durante la piena e si sarà incagliata. Andiamo a controllare. No, aspetta. C'è qualcosa che non mi quadra. In che senso? Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va bene, vai tu. Oh. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok, sembra che dovrò arrangiarmi come posso.